Allora, come alcuni di voi avranno visto nell'esercizio di laboratorio odierno, il primo passo per poter andare a realizzare un sistema informativo è capire cosa succede realmente in un'organizzazione. Nell'esercizio di laboratorio si tratta di un piccolo processo per poter pagare il permesso di parcheggio per i residenti. Nel caso che abbiamo iniziato a vedere venerdì scorso, invece, riguarda l'autorizzazione a svolgere incarichi esterni per i docenti universitari. Quindi qui iniziate già a vedere di che cosa si tratta, in che cosa consisterà alla fine un esame di questo corso. Il primo passo che dovete fare all'interno di un esame, e anche il primo passo che dovete fare nel momento in cui dovete realizzare un sistema informativo, è capire cosa succede e scrivere un modello che descrive lo stato attuale. Come funzionano le cose adesso? Il secondo passo, che sfrutta in realtà gli stessi tipi di modelli, è andare a definire come sarà il sistema che voi volete o il sistema che il vostro committente desidera. Quindi il primo passo è andare a scrivere un modello o più modelli che descrivono lo stato attuale e poi trasformare questi modelli in quello che sarà i modelli che descrivono il futuro sistema informativo. La parte difficile che riguarda il capire che cosa fa attualmente l'organizzazione attinge a varie fonti di informazione. Come abbiamo visto, riepilogo brevemente quanto detto venerdì scorso, alcune fonti di informazione sono definite dalle leggi e io qui vi ho riportato due commi, il 7 e 10 del decreto legislativo 165 del 2001, in particolare dell'articolo 53. Come abbiamo visto brevemente la settimana scorsa, questa legge ha una marea di articoli, quindi una volta che voi sapete qual è la legge, è un'operazione non banale andare a estrarre i commi rilevanti. Altro passo non banale è andare a capire cosa dicono questi commi. Per cui andare a decifrare il linguaggio tipico delle leggi in un qualcosa che sia concreto, pratico e attuabile è un altro passo abbastanza difficile. Altra fonte di informazioni sono i documenti interni. Documenti interni che possono essere di due tipi: possono esserci dei regolamenti, possono esserci dei manuali di processo. Nella fattispecie, la nostra fonte interna di informazioni è un regolamento, esplicitamente previsto dalla legge, peraltro, di cui ho riportato due articoli, quelli fondamentali per il nostro caso in esame. Altro tipo di fonte interna, i moduli
in cui vengono inserite le informazioni, moduli spesso cartacei. Può anche capitare di avere a che fare con moduli elettronici, quindi esista già un sistema informativo di qualche tipo in cui noi inseriamo i dati. Quindi a questo punto l'obiettivo non è automatizzare una qualche procedura che prima era manuale, ma magari andare a riprogettare il sistema informativo per adattarlo a nuove esigenze, migliorarlo o altro. A partire da queste varie fonti, io ve ne ho citate tre, ma poi di caso in caso le fonti possono cambiare, essere tipi diversi, essere di più o di meno, noi possiamo andare a estrarre le informazioni per andare a descrivere il nostro processo attuale. Se volete, ci sono due parole chiave, l'as is, cioè come è, e il passo successivo è il to be, cioè come sarà il sistema. I due modelli fondamentali che abbiamo visto e per il quale abbiamo già capito come funzionano le notazioni sono quello che è il modello informativo dei dati e quello che è il modello del processo, che noi andiamo a modellare con un diagramma delle classi e un diagramma di attività, rispettivamente. Vi ho già detto che queste non sono le uniche scelte, ma in questo corso l'idea è di utilizzare un'unica notazione, che è UML, un unico linguaggio, che è UML, per descrivere tutto. Poi, in funzione della realtà in cui vi troverete, probabilmente userete o sceglierete diverse notazioni. Iniziamo, venerdì scorso abbiamo iniziato a parlare di un aspetto dei dati, quindi leggendo la legge, leggendo i due articoli del regolamento e andando ad osservare il modulo di richiesta, abbiamo identificato quali sono i dati. E abbiamo di conseguenza disegnato un modello informativo, modello dei dati. Allora, come al solito, dato un modello, noi dobbiamo andare a verificare che sia corretto e quindi verifichiamo che tutte le classi abbiano un nome, tutti gli attributi abbiano un nome e un tipo, che le associazioni abbiano anch'esse un nome, che per le associazioni siano definite le cardinalità. Dobbiamo anche andare a verificare la completezza rispetto ai requisiti iniziali, quindi tutte le informazioni che sono menzionate innanzitutto nel modulo di richiesta e poi nei vari punti del regolamento e della legge devono comparire in questo diagramma. Quindi se manca qualcosa vuol dire che dobbiamo aggiungere delle informazioni in questo diagramma. Dopo aver definito quali dati dovrà trattare il nostro sistema informativo, tenete conto che questo diagramma delle classi ha una doppia funzione. Innanzitutto permette a noi di fare bene il quadro della situazione, quindi capire di cosa stiamo parlando. Per cui abbiamo un richiedente, abbiamo un dipartimento, abbiamo le attività per cui si fa la richiesta e abbiamo dei committenti. Questo ci dà anche una terminologia di base che possiamo utilizzare per andare a parlare del nostro problema. Quando definiamo questa terminologia di base, o conosciamo bene il dominio del problema che vogliamo descrivere, oppure
andare a intervistare le persone che sono esperte di questo dominio ci permette di andare a capire bene quali sono i concetti e di catturarli in una maniera non ambigua e il più possibile formalizzata. Il secondo ruolo, quindi questo è un ruolo se vogliamo verso l'esterno, per cui mostrando questo diagramma a un esperto di dominio che conosca la notazione UML, dovremmo poter verificare che quello che abbiamo capito noi del problema corrisponda a quello che conosce il nostro esperto di dominio. E per questo scopo dobbiamo utilizzare un livello di astrazione che sia vicino a quello utilizzato dal nostro interlocutore. L'altra funzione di questo modulo, di questo diagramma, è essere il punto di partenza per chi deve andare a progettare il sistema informativo. E quindi un qualche progettista di software dovrà prendere questo diagramma e da questo andare a definire quali dati verranno memorizzati in un database e come verrà strutturato il database. Quindi il ruolo è duplice. Rivedremo questa dualità di requisiti parlando più tardi di come vengono raccolti e descritti i requisiti. Quindi bisogna trovare il giusto bilanciamento tra questi due ruoli. Quindi tornando indietro, primo aspetto, i dati l'abbiamo descritto in questo modo, il secondo aspetto, cioè il processo, che cosa viene fatto in pratica. Ricordatevi che per il momento ci stiamo concentrando sullo stato attuale, una fotografia di quello che succede adesso. La tentazione quando uno pensa di progettare un sistema è iniziare a mettere nel modello quella che è la propria idea di processo, quindi cosa andrebbe fatto. Ecco, questo è un errore che bisogna sforzarsi di evitare. Prima descriviamo cosa avviene adesso, senza metterci niente di nostro, dopo andremo a descrivere come dovrebbe essere, secondo noi, secondo il nostro committente, secondo gli esperti, il sistema informativo e il processo. Quindi probabilmente dovremmo aggiungere dei dati, non troppi, perché se abbiamo inquadrato bene il problema tutte le informazioni rilevanti dovrebbero essere qua, magari sorge la necessità di aggiungere altre informazioni, ma questo aspetto dovrebbe essere limitato, oppure dobbiamo andare a modificare il processo che viene eseguito. Però di nuovo distinguiamo bene l'ESIS dal to be, lo stato attuale, la foto dello stato attuale e il progetto di quello che sarà il nostro sistema. Quindi modello dei dati e a questo punto aggiungiamo anche un modello del processo. Quindi aggiungiamo un activity diagram. Se andiamo a leggere la descrizione del nostro problema, scopriamo che ci sono tutta una serie di dettagli che vengono descritti. Parentesi, qualcuno di voi non ha dietro o non c'era venerdì e vuole una copia cartacea? Ve lo faccio passare. Così avete a disposizione, perché è impossibile leggerlo qua sullo schermo, quindi averlo sott'occhio è un po' più comodo. Allora, torno un attimo alla descrizione.
Inizio dal regolamento, che è quello un po' più concreto e da cui possiamo dedurre molte informazioni. Allora, la richiesta deve essere corredata dal parere favorevole del direttore del dipartimento. Quindi sappiamo che deve essere fatta una richiesta che deve passare al vaglio del direttore del dipartimento, il quale deve verificare compatibilità dell'incarico con l'assolvimento dei compiti d'ufficio dell'interessato e il rispetto di alcuni principi definiti in altri due articoli del regolamento. Quindi qui abbiamo la descrizione di che cosa e che tipo di verifica deve fare il direttore del dipartimento. Poi il rettore, previsto istruttoria formale relativa all'iter al riscontro con le fattispecie previste dal regolamento eseguita dalla struttura sotto responsabilità del direttore amministrativo, rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Quindi qui abbiamo almeno tre ruoli in gioco: il richiedente, ovviamente, il direttore del dipartimento e il rettore. Grazie. Se vogliamo essere ancora più dettagliati, potremmo andare a distinguere il rettore dalla struttura sotto la responsabilità del direttore amministrativo, perché ovviamente il rettore non è che si prende la briga di andare a leggere la richiesta e di fare tutte le verifiche, c'è qualche ufficio preposto a questo che fa tutte le verifiche. Sta a noi decidere se il dettaglio che vogliamo dare è quello di mettere il rettore come un'unica figura che racchiude il rettore e tutti i suoi sottoposti, in realtà i sottoposti al direttore amministrativo, oppure andare a identificare ancora questi dettagli ulteriori. Quindi, un aspetto importante, almeno in questo tipo di processo, è andare a capire chi è coinvolto, i ruoli. Non sempre questo è richiesto, ma in questo caso specifico mi sembra molto importante andare a capire chi fa che cosa. Ci permette almeno di distinguere i vari ruoli, anche perché poi qua la descrizione è fatta in base ai ruoli, non è fatta come un processo. Quindi c'è cosa fa il direttore del dipartimento, cosa fa il rettore con le strutture. Quindi è comodo, può risultare comodo andare a identificare quali sono i ruoli coinvolti in questo processo. Noi possiamo indicare all'interno del diagramma di attività i ruoli tramite delle swim lanes. Quindi andiamo a definire una corsia, questa, che sarà quella del richiedente. Avremo un'altra corsia che sarà il direttore del dipartimento. Avremo una terza corsia che potrebbe essere il rettore più la struttura amministrativa, oppure due corsie, una il rettore e l'altra la struttura amministrativa. Facciamole distinte: struttura amministrativa
e poi abbiamo il rettore. Ora, noi lo stiamo facendo mentre disegniamo il diagramma di attività. In realtà andare a identificare quali sono i ruoli coinvolti è un passo che andrebbe fatto prima. E comunque capire chi è coinvolto in un processo, un insieme di processi, è un passo fondamentale da svolgere prima. Quindi, cosa dobbiamo fare? Abbiamo detto che il primo passo è quello svolto dal richiedente, che compila la richiesta. Poi c'è un'autorizzazione del direttore del dipartimento. Allora, in particolare c'è scritto parere favorevole del direttore del dipartimento, quindi il direttore esprime un parere. Poi, tornando al testo, abbiamo l'istruttoria formale eseguita dalla struttura amministrativa sotto la responsabilità del direttore amministrativo, quindi abbiamo un'istruttoria formale e poi abbiamo l'autorizzazione. Il rettore rilascia l'autorizzazione. In realtà potrebbe anche non rilasciarla, okay? Potrebbe negarla. Quindi io lo descriverei dicendo con un decide. Decide sulla base delle risultanze dell'istruttoria formale. Quindi questo è quanto noi riusciamo a dedurre leggendo il regolamento. A questo punto dobbiamo iniziare a capire quali sono i flussi, quindi l'ordine e le regole con cui vengono eseguiti questi specifici, queste specifiche attività. Allora, dopo la compilazione della richiesta ci sarà il parere del direttore del dipartimento. Quindi, allora, scegliendo questo pulsante si può scegliere se vogliamo delle linee rette che congiungano un'attività all'altra. Se vogliamo che le linee, invece di essere rette ma quindi oblique, seguano orizzontali e verticali, quindi seguano le due direzioni principali. Se le vogliamo curve, oppure se vogliamo dei connettori, tutto sommato, orizzontali e verticali, ma raccordati da angoli curvi. Quindi, ad esempio, possiamo selezionare questo qua a segmenti. Quindi, se io collego la richiesta al parere, automaticamente me lo disegno in questo modo. Esistono alcune linee guida
di cui magari accenneremo più avanti, sul fatto che in alcuni casi convengano delle linee rette, in altri casi vadano bene questo tipo di linea, diciamo, scegliete un po' in base al vostro gusto estetico personale, ok? A questo punto, dopo il parere, il parere può essere positivo o negativo. Quindi ci sarà sicuramente una scelta. Se la scelta, scusate, se il parere è positivo, allora si può passare all'istruttoria formale. Quindi, in questo caso, la guardia è positivo. Andiamo all'istruttoria formale. Tenete conto che qui dietro c'è nella pratica tutta una serie di operazioni tutt'altro che banali, nel senso che il docente prende, compila la richiesta, lo mette nel lo consegna alla segreteria o lo mette nella casella della posta della segreteria. In segreteria qualcuno lo preleva, controlla che sia tutto a posto, lo passa alla firma del direttore. Il direttore può alla fine decidere se il parere sia positivo o negativo. Dopodiché lo restituisce alla segreteria. La segreteria cosa fa? Fa una fotocopia del documento con la firma del direttore, quindi per parere positivo, e la restituisce al richiedente. L'originale invece lo passa all'amministrazione, all'ufficio, alla struttura amministrativa responsabile dell'istruttoria formale. Quindi, però, questi dettagli qua ve li racconto io. In questo caso gioco il ruolo di esperto del dominio, ma in base a quanto scritto nei regolamenti, questo voi non potete saperlo. Quindi, altra fonte fondamentale sono le persone che lavorano nella struttura e che vi possono raccontare come funzionano le cose. Vi faccio notare che molto spesso tra quanto c'è scritto nei documenti ufficiali e quanto avviene nella pratica c'è più di una discrepanza. Quindi è bene sapere cosa c'è scritto nei documenti formali, perché quelli sono il riferimento ufficiale. Ma poi bisogna parlare anche con le persone. Quindi il direttore esprime un parere, se è positivo c'è un'istruttoria formale, a valle dell'istruttoria formale avremo la decisione del rettore e il rettore a questo punto direttamente o tramite la segreteria dovrà comunicare il risultato al richiedente. Ovviamente il richiedente riceve l'autorizzazione e dopo aver ricevuto l'autorizzazione
esegue l'incarico esterno. E a questo punto possiamo considerare terminato il nostro processo. Allora, questo processo fondamentalmente ricalca quella che è lo scenario principale, nel senso che il richiedente fa la richiesta e gli viene concessa. È possibile che però il rettore decida, in base all'esito dell'istruttoria formale, di non concedere l'autorizzazione. E quindi, a valle della decisione del rettore, abbiamo due possibili esiti. Cancelliamo questo. E quindi, dopo la decisione, possiamo avere l'autorizzazione concessa oppure l'autorizzazione può essere negata. E quindi seguiamo un altro percorso. Allora, a valle del... adesso ripercorriamo tutte le decisioni e cerchiamo di capire cosa succede in alternativa. A fronte di un parere negativo, normalmente il parere negativo viene trasmesso all'interessato. Quindi, in quel caso, il richiedente riceve parere negativo. E questo nel caso in cui il parere sia negativo. A questo punto, a fronte di un parere negativo, il nostro processo termina. Di nuovo, io qui ho messo due nodi terminali distinti. Se ne poteva mettere uno solo. Tenete presente che se io voglio mettere un unico nodo terminale, lo faccio qua, devo inserire in mezzo un merge. Quindi, ho un merge e quindi in questo caso invece di andare a questo nodo terminale vado a finire a questo merge qua. E questo lo cancello. I nodi di azione fondamentali, quindi le azioni e i nodo iniziale e terminale, hanno un unico arco in ingresso e un unico arco in uscita. In realtà, detto fra di noi, UML permette anche di mettere più archi in ingresso e in uscita, ma dimenticatevelo. Okay? In realtà UML è molto più flessibile di quello che vi ho raccontato. È bene mantenere alcune regole standard. Sì? Ma
Qualcuno gli comunica il parere negativo, se preferisci lo puoi mettere dal lato del direttore e dire che comunica il parere negativo. Potrebbe essere un evento, ma in realtà, visto che noi consideriamo il sistema, diciamo, università come un tutt'uno, non c'è un evento che va fuori e poi rientra, è una trasmissione interna. Allora, sì, da qui poteva andare direttamente al merge e poi alla fine. Di fatto, allora, non c'è scritto in quello che noi abbiamo letto prima nel documento, però normalmente se c'è una risposta negativa, quindi se qualcuno dice di no, questo viene normalmente notificato esplicitamente. Quindi, se vuoi metterlo sul lato del direttore come comunica parere negativo, va bene lo stesso. Di fatto c'è questa un passaggio prima di terminare il processo. Okay? Non è scritto esplicitamente nel nostro documento, ma è un assunto implicito che quando c'è una decisione questa venga comunicata all'interessato. Quindi può essere in un modo o nell'altro. Io l'ho messo sul lato del richiedente perché normalmente è colui che ha iniziato il processo e a un certo punto riceverà il foglio di carta o un'email, e a quel punto questo suo ricevere la comunicazione è l'ultima cosa che fa prima che il processo termini. Poi le soluzioni alternative ugualmente valide, soprattutto in base alle poche informazioni disponibili dal testo, erano varie. Potevamo terminare direttamente il processo, potevamo mettere un comunica l'esito nello swim lane del direttore, oppure questa terza soluzione qui. Sì. La legge. Sì. Allora, nella legge si parla del rettore, quindi è parere definitivo del rettore. Questa di solito è un parere intermedio che è introdotto dal regolamento. La legge dice che è il rettore che è il responsabile ufficiale dell'Ateneo, è colui che deve dare la risposta entro 30 giorni. Questo passaggio qua è descritto soltanto nel regolamento. Se ci spostiamo sul lato del rettore, l'autorizzazione potrebbe essere negata, anche in questo caso. Quindi questo è un parere negativo e questa è proprio un'autorizzazione negata. Possiamo inserirla, se vogliamo utilizzare lo stesso approccio di prima, riceve la non autorizzazione. Non saprei come dirlo in italiano, perché in realtà non è un divieto esplicito, ma è non autorizzazione. Possiamo anche chiamarlo divieto se preferite, però è un dettaglio. Quindi, se l'autorizzazione è concessa, allora prosegue; se invece l'autorizzazione non è concessa, e qui andiamo a mettere guardia, non concessa, andiamo nel non ricevere l'autorizzazione.
Altro piccolo passaggio, dettaglio non trascurabile, che è descritto nel testo, c'è scritto che rilascio l'autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Ecco, la tentazione qui sarebbe di mettere un segnale temporale. In realtà il segnale temporale è un qualcosa che arriva dall'esterno, quindi un evento in più. Il segnale temporale qui cosa farebbe? In realtà, finché il rettore che deve svolgere questa decisione, il fatto che arrivi un segnale temporale non cambia nulla. Quindi o mettiamo in piedi un pezzo di processo per cui dopo, diciamo, 29 giorni arriva un sollecito al rettore, però qui non è più l'ESIS ma è il to be, quindi stiamo immaginando noi un processo aggiuntivo che non è assolutamente descritto nel testo che abbiamo a disposizione, e oppure un segnale temporale in questo caso non mi permette di andare a descrivere il fatto che il rettore dovrebbe rispondere a questo limite di 30 giorni. Esiste però nella legge un altro aspetto: decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata, in ogni altro caso si intende definitivamente negata. Quindi, rispetto a quello che dicevamo prima sul parere negativo del direttore, in questo caso è proprio previsto il caso, l'eventualità in cui il rettore non prenda una decisione o ci siano dei ritardi, per cui entro il termine previsto, i 30 giorni, il richiedente può mettersi il cuore in pace. L'autorizzazione è negata. E qui in realtà, rispetto a quello che avviene molto spesso nella legge, il meccanismo è ribaltato, quindi a fronte di un'inefficienza o di una mancanza da parte dell'amministrazione viene dato l'esito negativo per il cittadino, il richiedente. Molto spesso invece funziona al contrario. Io presento una richiesta al comune, al governo, a chi di dovere. Se entro un certo periodo, entro un certo tempo, l'ente pubblico non mi risponde, io mi posso considerare autorizzato. E quindi di solito la legge garantisce il cittadino dall'inefficienza o dai ritardi della pubblica amministrazione, in questo caso è il contrario. Quindi, in realtà il segnale temporale potrebbe servire per andare a descrivere questo. Passato un certo periodo dal momento della richiesta, automaticamente il processo può considerarsi concluso. Quindi possiamo mettere ad esempio qua sulla corsia del rettore il segnale temporale 30 giorni e a valle di questo periodo termino il processo.
Ecco, ci resta soltanto da indicare da che momento, da quale istante vengono considerati i 30 giorni. Allora, il tutto, in base a quello che abbiamo letto, è un po' ambiguo, quindi potrebbe essere i 30 giorni dal momento in cui compilo il modulo, i 30 giorni dal momento in cui il direttore ha espresso il parere, i 30 giorni dal momento in cui è terminata l'istruttoria formale, quindi abbiamo tre possibilità. Di solito questo ve lo dico io, non c'è scritto da nessuna parte, il tempo viene contato dall'istante in cui la richiesta arriva all'amministrazione, alla struttura amministrativa. Quindi, a valle del parere positivo del direttore, decorrono i 30 giorni. Quindi, io devo introdurre un parallel split in cui da un lato procedo con l'istruttoria formale e dall'altro faccio partire i 30 giorni. Questo è uno. E questo è l'altro. Vi faccio notare che in questo caso il processo non è strutturato. Dopo i 30 giorni il token va a finire al nodo di terminazione, questo nodo cancella tutti gli altri token attualmente nel processo. Quindi se l'istruttoria formale era ancora in corso oppure era in corso la decisione del rettore, questa viene cancellata, almeno formalmente. Tenete conto che in questo modello noi inevitabilmente stiamo facendo delle semplificazioni, ma comunque i 30 giorni potrebbero scattare esattamente nel momento in cui il rettore prende la decisione e quindi in realtà arrivare all'autorizzazione o la non concessione dell'autorizzazione in contemporanea con lo scadere o comunque in ritardo di un giorno. Però la legge in questo caso è chiarissima, scaduti i 30 giorni l'autorizzazione è da considerarsi negata. Quindi anche se il rettore di persona viene a consegnarmi il modulo il 31° giorno, non c'è niente da fare. Ok? Perché la legge comunque sta al di sopra. Sì. Però non ci dice se alla fine l'autorizzazione è concessa se conferisce ad altri anche l'autorizzazione principalmente. Allora, che passati 30
Sì, allora, giustamente manca un dettaglio, perché la legge mi dice che nel caso l'incarico sia conferito da amministrazione pubblica, l'autorizzazione viene concessa. Se è invece un ente privato, allora viene negata. Quindi qui in realtà c'è di mezzo una decisione. Allora, se la richiesta è da parte di amministrazione pubblica, scusate, il contrario, ente privato, allora automaticamente viene negata. Se invece è fatta da parte di amministrazione pubblica, automaticamente viene concessa. Però il richiedente non riceve l'autorizzazione, perché per l'appunto stiamo considerando il caso in cui non viene presa una decisione entro il tempo. Quindi in realtà il richiedente può procedere semplicemente a eseguire l'incarico. Di fatto vado direttamente qui, cioè inserisco un nodo di merge qua in mezzo, per cui nel caso in cui l'amministrazione sia pubblica, l'amministrazione pubblica, posso procedere con l'incarico. Così teniamo conto anche della questa distinzione che viene fatta nella legge. Ripeto, attenzione che comunque sia, qualche dettaglio noi lo omettiamo, sperabilmente in maniera cosciente, dobbiamo essere ben consci di quello che noi non ammettiamo nel processo, ma il punto è che non possiamo andare troppo nel dettaglio, altrimenti l'utilità di avere la descrizione di un processo cessa, perché è così complicato che non capiamo più nulla.
Il fatto che il richiedente sia un compagno di tennis del rettore e quindi gli telefoni per sollecitare il parere positivo, ovviamente non lo mettiamo qua dentro. Okay, può succedere, ma non andiamo a modellarlo in un processo di questo tipo. Sì. Nel caso del consigliere di incarico che sono arrivata a un certo livello, si rischia di scadere, diciamo, per la mancanza di utilizzazione. Sì, è vero. Questo è un caso in realtà bisognerebbe complicare un po' questo in modo che che l'esecuzione dell'incarico inibisca il timer. Okay? Formalmente hai ragione, però a questo punto bisogna usare dei meccanismi un po' più complessi che io tralascerei. Sì, hai ragione. Forse, allora, o si complica questo in modo che si può procedere soltanto se non ho eseguito l'incarico, oppure esegue l'incarico, invece di scrivere esegue l'incarico, inizia l'incarico, in modo che l'inizio dell'incarico sia sicuramente, abbia un tempo di esecuzione sicuramente inferiore ai 30 giorni, però sì, formalmente hai ragione. E, no, non c'è un modo semplice. Il modo più semplice qui è mettere un'altra decisione che verifica se l'incarico è già stato autorizzato o meno. Però, cioè, io non vorrei andare così troppo nel dettaglio. Un modo per farlo è, a fronte dell'incarico, mettere qui uno split che va a finire qua, qua mettere un join che mi permette di prendere una decisione piuttosto che l'altra, ma non, a questo punto il processo si complica così tanto che non vale più la pena. Se questo io devo utilizzarlo per andare a realizzare effettivamente il processo, allora devo tenere conto di questi dettagli, altrimenti manterrei un livello un po' più alto. Sì. Sì, riceve un'autorizzazione, in realtà non finisce qua, ma deve ancora andare a chiudersi qui. Sì, è vero, mancava questo. Anche qui valgono le considerazioni che abbiamo fatto prima sul modello informativo. C'è tutto, quindi le azioni descritte in tutte le sorgenti di informazione sono descritte qui. È corretto, l'osservazione che è arrivata adesso, mancava un arco. Okay, ogni azione deve avere un arco in ingresso e un arco in uscita. Tutti i percorsi comunque devono terminare. Quindi questi controlli di correttezza possono essere fatti in maniera più o meno automatica,
e mi permettono di andare a verificare che il processo che ho descritto sia corretto. La completezza invece è difficilmente realizzabile in maniera automatica, devo andare a leggere la mia documentazione e capire se ho dimenticato qualcosa. Molto spesso, dopo aver compilato e descritto il processo, c'è una fase di verifica. Quindi qualcun altro prende il processo e verifica che sia stato realizzato correttamente. In realtà questo processo di verifica si fa per qualunque artefatto prodotto, questo è soltanto uno degli esempi. Altre domande, dubbi? Bene, questo esercizio che abbiamo fatto assieme in aula, che è analogo a quello che dovete svolgere in laboratorio, in realtà è un piccolo pezzo di quella fase preliminare alla realizzazione di un sistema informativo che si chiama raccolta dei requisiti o requirements engineering. Quindi questo è, soprattutto per i sistemi informativi, un elemento fondamentale nella raccolta dei requisiti. La raccolta dei requisiti è un elemento chiave nello sviluppo di qualunque sistema software. Questa è una vignetta classica in cui si descrive il problema della definizione dei requisiti. Allora, il nostro cliente vuole un'altalena appesa a un albero. In realtà, per problemi suoi di comunicazione, ha chiesto una cosa leggermente diversa, quindi non è neanche riuscito a esprimere esattamente quello che voleva. L'analista però ha capito una cosa leggermente diversa, che è questo: a partire dai requisiti il progettista ha progettato una cosa che è ancora diversa, che è questa. Alla fine un programmatore in qualche modo l'ha sistemata in questo modo e alla fine il sistema è stato aggiustato in quest'ultimo modo. Ok, questo è un modo umoristico di vedere il problema. Il fatto è che a ogni passo, dal momento in cui il mio cliente esprime i suoi desideri fino alla realizzazione, ci sono problemi di comunicazione che introducono dei difetti. Il problema è che i difetti, più a lungo restano nel sistema prima di essere scoperti, più costano. Esiste una serie di studi che dimostra che a ogni passaggio nel ciclo di sviluppo, quindi dei requisiti alla definizione dell'architettura del software, alla sua costruzione, realizzazione, alla fase di test e poi alla fase operativa, quindi a ogni passo che un difetto
sopravvive all'interno del sistema prima di essere scoperto, il costo di correzione aumenta di un ordine di grandezza. Questa è una legge empirica, questi sono dati da alcuni sistemi Microsoft, per cui l'introduzione di un difetto in fase di requisiti, e questa linea blu, se scoperto immediatamente a costo 1. Cioè, prendo il requisito, lo riscrivo. Se vado al passo successivo, a costo circa 4. Se scopro un difetto nei requisiti mentre sto scrivendo il mio software, vado intorno a 8. Se lo scopro ancora dopo, cioè quando sto facendo il test del mio sistema, mi costa intorno a 15. Se il difetto inserito in fase di requisiti lo scopro invece dopo il rilascio del mio software, mi costa 60. Quindi, scrivere bene i requisiti, di non introdurre difetti in questa fase, mi riduce enormemente i costi di manutenzione. I costi di manutenzione, probabilmente ve l'ho già detto, in un progetto software standard ammontano a circa l'80% dei costi. Quindi sviluppare il sistema, tutto sommato, costa poco. Quello che costa molto è manutenerlo e mantenerlo in operazione. Quindi un elemento veramente chiave nello sviluppo del software è raccogliere i requisiti nel miglior modo possibile. Quindi i requisiti devono essere corretti, devono essere completi e tutta un'altra serie di caratteristiche che noi vediamo. Quindi le prossime lezioni saranno incentrate su innanzitutto descrivere cosa sono i requisiti, le varie tipologie di requisiti che di solito vengono scritte e andare a vedere alcune tecniche che possono essere utilizzate per andare a descrivere i requisiti di un sistema software.